Siamo qui, dottor Pasquale Bacco, medico ricercatore, sempre collegato con noi, Fabio Duranti. Eccoci. Eccolo Pasquale, siamo tornati con lui. Siamo allora, tornati. Dai, recuperiamo un po' il discorso, incalzavamo il dottor Bacco su vari punti, parlavamo anche degli errori commessi, ma anche in qualche maniera, diceva il dottore, anche comprensibili, parliamo degli errori commessi in Lombardia, per via del fatto che lì è scoppiato per primo e quindi erano anche meno preparati, e poi per via anche delle condizioni climatiche, insomma c'erano dei problemi seri. Poi quelle cose verranno studiate ancora meglio, se ci sarà l'opportunità sicuramente, se non verrà censurato anche quello, perché è chiaro che lì c'è stata una catena di eventi drammatici che hanno portato a questo, ma non possiamo noi considerare che il Covid è quello, no Pasquale? Non è quello il vero Covid? Assolutamente no. Ecco. No, noi dobbiamo considerare tutti i coronavirus, ma questo vale per l'influenza, quindi tutti gli anni, tutti i vostri ascoltatori devono ragionare su questo, che i virus che fanno parte dei coronavirus, quindi tutti i virus influenzali, sono diversi a seconda delle condizioni climatiche, cioè per capirci, al sud, ma anche a Roma, il virus che ha conosciuto la Lombardia non si è mai visto. Io dico, quella follia anche di quello scendere, no? Tutti preoccupati, adesso scendono tutti, ci portano il virus giù, non era giustificata, perché il virus non riesce ad esprimersi come al nord giù, quindi e tra l'altro questo ci deve anche far ragionare che deve essere regionalizzata la gestione per un eventuale futuro dovesse tornare, perché noi non possiamo, per esempio a ottobre dove sono 12 gradi in Lombardia e 34-35 in Sicilia, chiudere la Sicilia perché la Lombardia casomai si è ripresentato il SARS-CoV-2. Certo, è ovvio, perché sono situazioni differenti, ma poi noi non sappiamo neanche se si ripresenterà, sotto quale forma, con quale tipo di letalità, perché qui c'è un altro aspetto. Ecco, noi dovevamo parlare di mascherine, poi vedi il tempo passa e parliamo di altro. Vabbè, lasciamocele per ultimo. No, credo che siano. No, ma questo è un discorso dispiaciuti gli ascoltatori. No, ci mancherebbe. Discorsi molto interessanti. Ma certo, lo vediamo anche dai messaggi che ci arrivano. No, ma infatti, allora, però c'è una questione, no? Allora, a noi ed è il punto dove il mainstream, il grande potere, ha paura sempre di parlare di questo. Ti censura, ti dà del complottista, quando invece, ricordo ancora una volta, l'ho già fatto prima, lo ripeto ancora e prendo spunto dalle parole del compianto Giulietto Chiesa, quando dice il complottista vero è quello che nasconde il complotto, non quello che lo scopre. Quindi noi in realtà stiamo soltanto cercando di capire. E quando iniziamo a capire... Pasquale, e ti faccio soltanto, ti leggo soltanto tre cose, tre nomi. Klebsiella pneumoniae, ti dirà qualcosa, no? Lo staffilococco aureus, no? Oppure la pseudomonas aeruginosa, ok? Sì. Ecco, ti sto dicendo tre tipi di batteri. Batteri, sì. Che praticamente sono i responsabili delle maggior parte delle infezioni nosocomiali che avvengono in Italia, che mietono 50.000 morti in un anno. Sì. Ecco, oggi sembrerebbe che queste infezioni nosocomiali sono sparite, perché praticamente no. Le persone che muoiono sono persone che muoiono per Covid, dicono loro. Quindi che significa? Significa che il Covid, come tutte le forme di vita, ha preso il posto di queste altre infezioni o batteri o virus, e quindi si è sostituito, si è messo in competizione, è un competitor delle infezioni nosocomiali, oppure significa che c'è una confusione nell'indicazione della mortalità? Perché il punto fondamentale per alimentare la paura che noi abbiamo, ovvero al contrario magari per placarla, per calmarla, per dirci guarda che c'è, attenzione signori, che forse è molto più grosso, cioè molto più piccolo e molto meno letale di quello che noi pensiamo, togliamoci questi bavagli, togliamoci questa paura, ecco, perché, ma se i morti sono più o meno gli stessi degli anni scorsi, se abbiamo cancellato le infezioni nosocomiali ed altri tipi di malattie per cui si muore solo di Covid ormai, ma se il totale, come diceva Totò, la somma fa il totale e il totale è lo stesso, che cos'è che sta accadendo? Ecco, voi che ricercate proprio questo, che è il vostro lavoro, che è il lavoro di questo primo studio che avete fatto, clamoroso, e di quelli che farete, te, in questo senso, cosa ti senti di dire al pubblico? Cioè, è sparito il resto? È sparito tutto? Io mi vergogno di essere stato rappresentato da alcuni medici
da alcuni medici durante questa emergenza sanitaria. È una vergogna, è una mezza truffa. I numeri dei morti sono inventati di sana pianta. Hai detto benissimo tu. Ma noi abbiamo, sembra davvero che non ci si muoia più di cancro, non si muoia più di infezioni nosocomiali, che sono infezioni che invece non sono mai state affrontate in maniera seria in Italia dalla politica. No, anche perché, invece, scusami se di nuovo interrompo, perché leggo anche i messaggi, scusate le interruzioni, non è maleducazione, ma è la lettura dei messaggi. Prego, fai, è la lettura dei messaggi della gente che fa delle obiezioni e io te le riporto così tu puoi completare meglio il discorso. Chiedo ancora scusa, ma è un modo di procedere. Noi interrompiamo non per come interrompono i conduttori dei mainstream, ma lo facciamo per alimentare ancora di più il discorso. Allora, il problema è che le infezioni nosocomiali colpiscono tutti gli anni 50.000 persone in Italia, soprattutto nelle RSA e negli anziani nei nosocomi, ok? Ma guarda caso è lo stesso target. E quindi il Covid si sta sostituendo, questo è il discorso, perché guarda caso le infezioni nosocomiali sono responsabili delle morti nello stesso target del Covid, Pasquale. Ecco, vuoi aggiungere però qualcosa su questo? No, allora io dico, sono in realtà, diciamo il target è molto simile perché chiaramente sono soggetti molto, molto fragili, più deboli. Certo. In realtà le infezioni nosocomiali uccidono tantissimi giovani ogni anno. Io ho avuto un paziente deceduto neanche 2 mesi fa, di 36 anni, per un'infezione contratta durante un intervento chirurgico, ma sono anche abbastanza banali, devo dire. Allora, il discorso è proprio un altro. Il problema è che si è fatta una politica del terrore, stiamo perdendo tempo appresso a un virus che fosse stato affrontato da soggetti competenti, ma non io. Noi abbiamo grandissimi professori in Italia, Giulio Tarro, Nisticò, Montanari, De Donno, cioè mi sfuggirà qualcuno. Abbiamo tanti, Ascirto, abbiamo tantissimi professori che avrebbero gestito questa emergenza in maniera eccezionale, invece l'abbiamo data in mano a soggetti che ogni settimana, ogni giorno ci propinavano una politica del terrore, delle teorie del terrore. Il virus è un virus debole, ci sono i morti che si sono verificati, sono addirittura oggi molto di meno. Ti faccio un esempio banalissimo: si diceva a febbraio abbiamo il 40% di morti in più, è vero, ma tu una statistica la fai almeno su 3 mesi, perché una cosa che il virus ha fatto è vera, ha accorciato la vita dei soggetti che erano già, però, diciamo, già propendevano per, diciamo, un esito infausto nel giro di qualche mese. Quella è vera, l'ha notevolmente accorciata. Quindi chiaramente quelli potevano essere dei soggetti che sarebbero poi deceduti, non so, ad aprile, ma ad aprile poi quel numero non c'è. Cioè tutto è stato trasmesso in maniera negativa. Tu ricordati la colonna di camion militari, una delle scene più disgustose di tutta questa storia, che tra l'altro ci ha fatto ridere dietro da mezza Europa. Sì, dover cremare le salme delle persone invece che fare un'autopsia che avrebbe salvato centinaia e centinaia di vite, va bene? E questa è stata forse la cosa più folle che è stata fatta. C'è una catena di errori, ovviamente, no, Pasquale? Ma sì, ma perché è stata gestita, ripeto, da persone che non avevano competenze. Io ho sentito, c'è il rischio che i medici vengano infettati dai virus, ma i virus, se il cadavere è morto muore pure il virus, cioè giusto per farti capire, ma proprio le banalità, cioè qui siamo proprio a livelli di banalità, cioè qua siamo scivolati su delle cose veramente ridicole, cioè, e quindi è assolutamente incredibile. Ma come il discorso della temperatura, ma noi abbiamo avuto illustri scienziate americane che ci hanno detto 15 giorni fa che non possiamo utilizzare la plasmaferesi perché fa capire che durante la plasmaferesi addirittura nel 2020 in Italia si trasmetterebbero le malattie. Oppure il professor Burioni che dice che la plasmaferesi costa molto, quando costa 80 euro, oppure ancora non lo sa se il virus è sensibile alla temperatura e basterebbe guardarsi intorno, ma bastavano 10 euro in laboratorio per alzare la temperatura e capire che la metà dei ceppi moriva. Questa è stata la politica, e chiaramente io mi metto, mettiamoci nei panni di una famiglia base
che casomai anche per colpe non sue non ha potuto fare un percorso culturale importante da poter distaccare. Che cosa fa? Si trova alle 18 la veglia funebre della protezione civile con i tre cadaveri che dicono, loro sì cadaveri, che dicono che ci sono stati 1000 morti, e dopo 2 ore vede la fila dei camion che trasporta le bare. Ma è normale che aumentano i suicidi, è normale che non si pensa più al cancro. Noi abbiamo gente che sta morendo di cancro, ma che, cioè, voglio dire, che viene trascurata pure. Io vorrei vedere da parte anche della politica, ma anche dell'informazione, un'attenzione verso quelle che sono le patologie vere. Il SARS-CoV-2 è una patologia quasi inventata, è un virus che sicuramente ha una sua aggressività, sicuramente ha fatto un suo percorso, però ma neanche lontanamente è stato descritto per quello che è: un virus banale, sciocco, da rispettare come tutti i microrganismi, ci mancherebbe altro. Però tu hai fatto gli esempi, ad esempio lo stafilococco, ma cioè, gli stafilococchi uccidono ogni anno nel mondo numeri folli e sembrano non fregarsene nessuno. Certo, siamo arrivati a dare 2000 euro per 10 minuti, è chiaro che poi lì ci sarebbe da discutere. Vabbè, certo, no, sì, lì è la questione che affronteremo domattina, proprio del conflitto di interessi nel mondo della comunicazione, laddove poi alla fine, nel momento in cui dovesse cessare un'emergenza di questo genere, c'è un mare di gente che perderebbe una barcata di denaro. E se quel mare di gente sono gli stessi che ci vengono ad informare, è probabile che possano avere un conflitto di interessi nell'informarci di una cosa piuttosto che di un'altra. Cioè, mentre noi continuiamo il nostro lavoro, Pasquale Bacco continua il suo lavoro, altri medici continuano il loro lavoro tranquillamente, hanno di che vivere, c'è questa gente che, approfittando del momento, voglio dire, qualcuno si è anche arricchito.